Benvenuti in questa nuova Vlogmas. Allora, ci è arrivato un pacco e adesso vi faccio subito vedere quello che c'era dentro. Nel pacchettino degli stickers ci sono questi qui a tema, boh, tipo spazio, stelle, festa, boh, e sono fatti così. Io penso che siano i trasferelli, ma devo capire come funzionano perché non ne ho idea. Poi ci sono le foglie, qua le fa vedere più o meno tutti quelli che ci sono dentro. Poi qua c'è il cibo. Interessante, il cibo è interessante. Poi palloncini, bicicletta con fiori, festa così. Poi animaletti, piante, giardini, alberi. Poi negozi, case. Non so perché uno dovrebbe mettere uno sticker di un negozio, però sono carini alla Quel fine. giorno io vado in quel negozio lì. Eh sì, e devi mettere lo sticker. Poi i fiori che vanno benissimo in primavera. Magari in Guardate altri mesi quanti. esiste quel negozio lì. Beh, qua sicuramente no, se vanno più negozi cinesi. E poi c'è questo qui dove c'è la Tour Eiffel, fanno vedere qua dove c'è la cabina di Londra. Delle signorine, palloncini, vestiti. Boh, vabbè, vedremo. La cabina di Londra. Magari nei mesi dove non so che tema usare, userò questo. Mamma, io E la faccio poi così. invece c'è l'agenda di Giorgia, è completamente nera. Qua Qua c'è la penna. c'è la penna che adesso vi faccio vedere. Ha la punta così, già una mano dietro la penna, grazie. Bravissima, puoi andare, grazie. Ha la punta Oh, l'ho piccolina. infilata nel buco la prima volta. Che brava. Poi vi faccio vedere com'è dentro l'agendina. Giada, help me. Con una mano sola è difficile. Allora, la prima pagina ha questa scritta, Stationery Island. E poi inizia subito così con i puntini, non è come la mia che ha le pagine numerate, ma le Mamma, dovrà numerare sei Giorgia. notata che non ce l'ha contate? Sì, deve numerarle lei. E i puntini miei c'è scritto che sono da 04, questi qui non lo so, adesso guardo, aspettate. Prendo questo righello che ha più anni di... Il fatto è che in questo righello che ha più anni nella luce non si capisce. 5 mm. E 5 mm sono i puntini ed è tutto così. Puntinato, ha tantissime, tantissime pagine, E in fondo ci sono. segna pagina e poi in fondo c'è la tasca e insieme c'erano queste altre cose qui. C'era questo righellino dorato. Oh, santa pazienza. È un po' duretto, no? Che non è di plastica, è tipo ferro, Ferro. alluminio, boh. Comunque così, ma non sta mettendo a fuoco, ok? Aspetta. Molto carino. Poi questi post-it. Sono un po' di tutti i colori. E poi questi adesivi qui. Fatti così. E poi Belli. ci sono anche altre pagine dentro, però Guarda non è che mamma. stiamo a tirarli fuori. Qua c'è il foglietto con sempre scritto Molto carino comunque. E adesso aspettiamo quello di già Sabrina e il libretto che ho preso a Giada, visto che noi abbiamo preso il bullet journal. Vi farò vedere poi anche quelli quelli lì, guarda qua. ovviamente. Adesso andiamo a fare un po' di lavori e a sistemare un po'. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring. And bring it out here. The tidings we bring
che Pia dorme e la sala ha ripreso un aspetto decente. Adesso dobbiamo finire gli ultimi ritocchi. Ci stiamo facendo la merenda e poi intanto iniziamo a fare, cioè facciamo i compiti. E facciamo panini, quelli lì del Lidl che ho preso da infornare, con questa crema qui, spalmabile. Quella che stiamo usando adesso è quella con la pasta frolla, la cannella, cioè a base, è preparazione spalmabile a base di biscotti, di pasta frolla, la cannella e pezzetti di biscotti speziati. Ma io vi assicuro che è buonissima. Se la trovate e vi piace la cannella, provatela, perché il gusto sembra quello del caramello. È buonissima. Questa è la situazione della cucina. E adesso vado a sistemare. E poi dopo inizio a decorare un po' il bullet, perché abbiamo acceso il forno, quindi abbiamo dovuto levare le teglie e quindi c'è sempre un po' di casino quando si va a usare il forno. Infatti la sistemazione delle teglie dentro il forno non è che mi piace tantissimo, però vediamo di sistemare. Situazione alle... aspettate. 16 e mezzo. Grazie. Manuel gioca un po'. Giorgia sta facendo i compiti e studia. Pia si è svegliata e speriamo che non lo strappa. Guarda il video di Giorgia. Sabrina fa i compiti. Gabriele adesso fa i compiti. Giada ha già finito di fare i compiti. E io gioco un pochino a My Caffè. Ecco. Benvenuti in questo nuovo giorno. Allora, prima che io e Gabriele, oggi è domenica 20, e prima che io e Gabriele andiamo a scofanarci al Giappo, perché è il nostro turno, apriamo la casellina di Vrochè. Un profumino! Adesso lo annuso, poi vi dico. Fatti vedere cosa hanno dato ieri a Maurizio come regalo di Natale in una farmacia, questo moscato d'Asti che penso berremo a Capodanno. Guarda che diana, giannola che te te la mai. Sto filmando. Eccoci in macchina io e Gabriele per andare a mangiare in Giappone. Che mascherina strana. Eh? Che mascherina strana. Ma infatti non mi piace. Ma sì. E il mio. Comunque mi sono truccata. Se si vede, sì. Guarda. Avevo messo anche il rossetto, ma poi l'ho lasciato un po' a Pia, un po' a Giada, un po' a Sabrina sulla guancia. Beh, non è rimasto, ma un po' sì, da lontano. Andiamo da Musa. Oddio. Scusa, fermo un attimo. Fermo un attimo. No, non gli ho fatto niente, non gli ho fatto niente. Andiamo, andiamo. L'unica cosa che è Ciuccio. Ciuccio, sì. Quello di Simone un po' meno. Momenti becco la macchina di Simone, stamattina. Comunque, stiamo andando appunto a mangiare al Giappo. E andremo da Munsha perché da The Sushi era tutto pieno. Io ho dimenticato di prenotare e quindi andiamo da Munsha. Abbiamo l'appuntamento a luna, ma
tanto essendo solo in due va più che bene, nel senso che un conto è andare in otto, è più difficile, ci sono tanti piatti, e quindi invece in due ce la caviamo abbastanza, cioè in fretta, nel senso, spero, forse non si sa. Ma dove dobbiamo andare? Quanto mangeremo? Da qui ad Alessandria. Allora qui. Ma Muscia non era ad Alessandria. Ma no, sempre da qui. Perché piovigina? Perché ne rompere i maroni per l'unica volta che usciamo io e te, no? Quando ero andato con papà, no, anche quando ero andato con papà pioveva. Mamma, e quindi noi ce l'abbiamo le gomme, cioè per là. Sì. Però non abbiamo le gomme per lì. Abbiamo anche quelle. Dove sono? Sempre sulla macchina. Al meccanico, visto? Perché si chiamano gomme quattro stagioni. E quindi si usano sempre. Quando si consumano, se le ricompri uguali, usi sempre, puoi usare sempre. Lo so, è che si consumano. Guarda che io ho giocato al gambo lì. Mi cappuccia i fichi. Cioè, guarda che gioca al Gran Turismo. Ah, mamma, ma tu vorrai giocare al Gran Turismo 7? Però allora ti devi aprire il profilo sulla Play 5. Come ti chiamerai? Super Mamma 6? Devo per forza portare... No, devo portarmi dietro questo. Perché se no ne devo creare uno sì, nuovo. Però... E tutti i trofei che ho qua non ne ho più. No, ho solo una domanda ti faccio. Sulla Play 3 avevi Super Mamma 5? Sulla Play 3 no, avevo... MGTS 4. Ma... Ah, perché quanti eravamo? Io, Mango, Giorgio e Sabrina. Sì. Ma secondo te? Cioè, lo sai. Poi ho fatto Super Mamma 5 e poi adesso è arrivata Pia, non è che posso cambiarlo un'altra volta. Sì. Se no va tutto perso. Non tutto. Certi sì. Terminati trofei. Appunto. Certi già ne ho pochi, scusami, sì, io grazie non cambio. C'è scritto che potrebbe cambiare. E allora siccome potrebbe, io questo potrebbe non lo voglio, non lo cambio. Guarda. Da qua si porta noi in giro con le gomme, guarda che figata. Hai visto? Ragazzi, anche in Gran Turismo faceva così. Eh sì, beh, è realistico, più che possono. Guarda che Gran Turismo è un affare simulator realistico. Davvero? Sì. Cioè, credo che c'è tipo un gioco semi Gran Turismo col VR. Ci vediamo quando arriviamo. È bellissimo, anche le luci, eh. Però non ho la finita. Andiamo, dai. Togli il video. Che... Vieni. Sono qui. Vicino a me. Dove sei? Qui. Non mi vedi? No, non ti vedevo. Perché sennò arrabbia. Mamma. Mamma. Mamma! Thank you.
parolacce? Stai dicendo delle parolacce? Perché mi guardi così? Allora. Ciao! Siamo tornati a casa, io e Gabriele eravamo sfatti, abbiamo mangiato tantissimo e volevo farvi vedere le agende che sono arrivate oggi, stamattina, di Sabrina e Giorgia e Giada e anche l'altra mia, quella per le liste, che però vabbè, non dico che non verrà, scusate, completamente decorata perché un pochettino la decorerò, però è appunto solamente proprio per le liste, per tenere traccia. Quindi cercherò sì di farla un po', ma senza esagerare perché poi se no diventa troppo stressante. A parte che quella lì è una cosa che viene fatta e poi non è che tutti i momenti la rifai, perché appunto delle liste tiene traccia delle liste nel tempo. Quindi non so, i film che abbiamo visto su Netflix piuttosto che le serie TV, più che altro mi interessa tenere non traccia, perché sono matta, ma degli episodi perché non mi ricordo. Io guardo le serie TV, poi magari passo anche 4, 5, 6 giorni, anche 2 settimane senza vederla, e poi non mi ricordo a che punto sono arrivata. Quindi ho proprio bisogno di segnarlo da qualche parte. E intanto adesso stavo preparando, perché le provo prima su un quaderno diverso e poi le andrò a fare sul quaderno. Finché non ci ho preso un po' la mano, finché non ci ho preso la mano, non le faccio subito sul bullet, perché se poi mi vengono sbagliate è un casino. Invece provandolo prima qua, poi cancellare, cambiare, trovare un'altra soluzione è molto più. È meglio, ecco, molto più meglio. E niente, quindi adesso vi faccio vedere un attimino queste cose che sono arrivate. Poi stasera penso che adesso vanno a mettere sul minestrone e mangiamo qualcosa così, perché io e Gabriele siamo ancora pieni. Però se facciamo il minestrone, solo verdura, in un piatto, anche magari solamente più di passato che di pa con la pasta, me lo faccio. Quando sono arrivata a casa ero piena, mi scoppiava lo stomaco, adesso va un pochettino meglio. Comunque, vi faccio vedere le agende. La prima è questa qui, questo qui è l'altro quadernino che ho preso, quello appunto per le liste. L'ho preso così, vabbè, bianco e nero, comunque sono i miei colori preferiti. Vedete qua, poi scriverò Master Bullet, liste infinite, tipo una cosa così. E comincia subito, è anche questo qua numerato, con le pagine numerate. L'unica cosa che andrò a fare, che proprio non c'è, è l'indice, ma poi non andrò a mettere tipo 2021 perché non so se durerà solo il 2021 oppure magari durerà 3-4 anni, perché comunque anche i film che sono su Netflix, le serie TV, poi magari se ne aggiungono di nuove, quindi non scriverò nessun anno, scriverò solamente appunto tipo qua. Indice, magari teniamo un po' di facciate, anche perché non è che ci sono tantissime pagine. 3-4 facciate, cioè 5 facciamo, e poi da qua in pratica comincio a fare poi tipo, che so, mettiamo Netflix, qua faccio il disegnino di Netflix che verrà qui a lato, e poi qua inizierò a scrivere i film che ho visto e qua andremo avanti. Se invece saranno serie TV, appunto sarà, aspettate che accendo un po' la luce, ok. Se invece saranno serie TV, l'impostazione sarà sempre lì a lato, però diversa poi per quanto riguarda qui, e qua magari si lasciano così fino a che poi non giri. E poi se dovesse finire lo spazio qua, man mano che vado avanti lo faccio da un'altra parte, però non è che come film non è che sono sempre lì a vederli, magari sulle serie TV un pochettino di più sì, ma anche perché poi comunque sono anche tanti episodi, sono lunghe, poi ce ne sono un sacco che mi piacciono e non riesco mai a vedere. Comunque mi piaceva un sacco il disegno e quindi questo qua sarà per questo. Poi invece per Giada, siccome secondo me è ancora troppo piccola per il bullet journal, ma poi vedendo come è veramente impostato anche questo qua, forse anche Sabrina è ancora troppo piccola, però vabbè. A Giada ho preso questo bellissimo libro da colorare su Amazon, anche questo l'ho preso su Amazon, e è un libro da colorare per ragazze, ce la posso fare,
E dentro è così. Ci sono tanti. Vedete, questo ho già iniziato a colorarlo. Dietro poi la pagina è nera, così può colorare con i pennarelli. E praticamente ci sono fino alla fine disegni. Più difficili, più facili, con più dettagli, con meno, ma tutti hanno una scritta. Sogna in grande e impegnati al massimo. E poi, è molto carino, mi è piaciuto un sacco. E poi il bullet journal di Sabrina, che ho visto in un video mentre cercavo idee per il bullet journal mio. E ho trovato questo bullet journal per ragazze. Lei ha già scritto che è suo. Praticamente inizialmente dà una spiegazione su come si usa, su come si fa, e poi iniziano le pagine, anche qui puntinate, ma sono leggermente più grossi in confronto ai miei. E poi appunto ci sono le chiavi, poi l'indice. È già praticamente quasi tutto impostato. Solo qui dove vedete queste righe ci sono facciate bianche, vuote proprio. E poi vabbè, sono già impostati, hanno già gli schemi, però sono vuoti. E va avanti così fino alla fine. C'è qualche pagina che non so come potrà usare, perché tipo le mie spese, il planner dei pasti, non sono cose che interessano a Sabrina, però le ho detto... vediamo poi quando ci arriveremo. Comunque è un bullet proprio appunto già preimpostato per 6 mesi, quindi vediamo se si trova bene con questo qui per 6 mesi, che è fatto così, vedete. Lei mi diceva: ma cosa mi segno io che devo fare? Tipo farsi il letto, poi non so se ti devi ricordare magari qualche cosa in particolare che devi fare quel giorno, e te lo scrivi. Tipo qua le mie spese, lei che spese ha? Nessuna, per fortuna. Però col bianchetto gli ho detto: Massimo, cancelliamo. E poi lei ci scrive sopra quello che vuole. E questo qua invece è tipo il planner dei pasti, che comunque non è niente male, eh. Perché ci sono 4 bei puntinoni, quindi ci sta colazione, pranzo e cena, qua un po' meno. No, si vede che sono stampati, perché vedete non vanno perfettamente dritti coi puntini. Comunque, vabbè, poi piano piano vi daremo aggiornamenti. Io per ora, vedete, lo sto facendo qui. E non sto ancora facendo niente sul bullet, prima provo un pochino qua e vediamo come viene. Per il momento mi sento soddisfatta, vediamo poi come va con l'andare del tempo. Comunque adesso vado a mettere su il minestrone. Sono diventata bordone, però la pelle è molto delicata, quindi mi piace quello. Io come Mara non credevo moltissimo in voi. Ma stronzi, però sì. Allora, qui c'è il minestrone qua, cotto. Adesso vado a buttare dentro un dado, un po' di sale, buttiamo la pasta ed è pronto. Per salutarvi, c'è Pia un po' rugnetta perché non la fanno venire di qui. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, questi 2 giorni insieme. Spero di avervi tenuto compagnia, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo domani con un nuovo Vlogmas. Ciao! 1, 2, 3.